Con i ragazzi ci siamo dedicati qui a quello che sarebbe la gara di giorno 30 a Catania e abbiamo messo di tutto per poter poi alla fine cercare di fare un punteggio buono e arrivare, non dico i primi, ma tra i primi. E abbiamo programmato ovviamente come si può programmare il Lego NXT a blocchi. E abbiamo fatto un tipo di programmazione tale che possa arrivare a prendere gli oggetti e portarli a destinazione facilmente. Qui pure i ragazzi sono dati pure del suo per quanto riguarda la costruzione, hanno creato un carro armato, diciamo, e con anche un piccolo aiuto del profi. Però per quanto riguarda l'ideologia, perché l'avevamo fatto un po' brutta. Il progetto consiste noi dobbiamo creare un robottino che faccia quella che è la raccolta differenziata. Ormai si sa che, cioè all'ordine del giorno, che arriveremo a tal punto che al posto dell'uomo ci sarà il robot. Quindi qui stiamo noi già simulando quello che siamo in grado di fare con dei apparecchi un pochettino così, il Lego, cioè in grado di dirigersi nel bidone della spazzatura, come vogliamo chiamarlo, prendere i rifiuti e portarli a destinazione nel centro di trasformazione per poi prendere il prodotto trasformato. E ovviamente deve riuscire a capire quale dei bidoni c'è, dove vi è il vetro, la carta, la plastica e dove andarli a portare nei centri di trasformazione. Poi i prodotti finiti, cioè i prodotti riciclati, saranno poi trasportati nel negozio, nelle case, i giornali e nel parco. Lui sta per dirigersi ai cassonetti. Ovviamente i rifiuti sono simulati con gli oggetti in legno. E così ha effettuato la raccolta dei rifiuti per portarli ora a destinazione. A volte ha qualche piccolo errore di precisione, comunque questo è da risolvere perché ancora no, in via di sperimentazione. Stiamo provando più programmi da utilizzare, quindi più cambiamo e più errori troviamo, però ovviamente già noi abbiamo il programma completo per poter abbiamo già il programma completo per poter che sarà lo metteremo in atto quando in realtà dovremo fare la gara. Domani, giorno no, dopodomani, giorno 30 maggio. E posso dire che insieme al professore e ai ragazzi abbiamo formato un buon gruppo e con l'unione tra di noi siamo riusciti, come l'anno scorso, anche perché non è la prima volta questa che col professore ci abbiamo in un'esperienza del genere. L'anno scorso siamo stati a Pescara, al Robocup, e siamo arrivati sesti pure, va, su 60, 56. Allora, questa esperienza i ragazzi, la nostra scuola si dedica a questo PON della robotica da parecchi anni. Nel passato abbiamo ottenuto grande successo, abbiamo vinto varie gare. Contiamo anche quest'anno di fare una buona figura. Ovviamente ci avvaliamo di strumenti che simulano apparecchiature o robot che potrebbero essere anche professionali, però con i mezzi che ovviamente la didattica ci permette di usare, diamo ai ragazzi la possibilità di conoscere i meccanismi tipici sia dell'informatica, della robotica, quindi dell'elettronica, della meccanica, perché questa scienza comporta varie conoscenze, varie esperienze da unire assieme per poter realizzare un prodotto
che in questo caso è unico perché è nato da zero. Abbiamo costruito, a me, i ragazzi hanno costruito una struttura che si adiceva alla gara, una parte elettronica, o meglio, utilizzando una parte elettronica che va programmata per poi svolgere determinate funzioni. Io mi auguro che i ragazzi quest'anno facciano anche loro una buona figura, così saranno anche, oltre al professore naturalmente, anche loro molto soddisfatti, perché l'importante è che loro apprendano innanzitutto a fare e non soltanto a conoscere, ma sapere sfruttare le proprie conoscenze. Per quanto riguarda la programmazione, mentre possiamo vedere che la tipica programmazione a blocchi del Lego Mindstorm e V3, e noi l'abbiamo praticamente, cioè siamo andati più per quanto riguarda le rotazioni, non i sensori, cioè mentre l'anno scorso lavoravamo in quello che era e giocavamo con i sensori e con le variabili, che i valori che arrivavano, quest'anno invece giochiamo per quanto riguarda la rotazione, mentre cioè effettua sempre determinate rotazioni per poter arrivare al cassonetto e poi ovviamente le stesse rotazioni per ritornare indietro, e quando incontra la parete ovviamente con l'ultrasuoni, solo in quel caso sfruttiamo i sensori.